Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 3.000 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e direi di partire subito con il video. Ho trovato questo camper su subito.it. Si tratta di un Caravan International su base Ford Transit. Dovrebbe essere un 2005 aspirato del 1990, un camper veramente compatto. Ne siamo andati già a parlare in passato, se non l'avete visto vi lascio qui il video nelle schede. Allora, camper compatto, intorno ai 5,80 m, 5,90 m. Allora, non si vedono tantissime foto all'interno. Praticamente conosco la pianta di questo camper. Troviamo una doppia dinette, però queste foto veramente non sono fatte benissimo, quindi non si vede tantissimo. Mansarda abbastanza ampia, la cucina, e nella parte posteriore a sinistra troviamo il bagno, e vicino alla cucina troviamo la stufa con l'armadio. In queste foto non si vede tantissimo perché il proprietario non ha messo tantissimo foto interne. Allora, nella parte della cucina si vede comunque tantissimo caos, però il camper in generale, vi dico, è un po' da rivedere. Anche nella parte del bagno, per esempio, nella parte del bagno manca, vedete, il lavandino. Va un pochetto sistemato questo camper. E nella parte esterna ci sono per esempio le finestre, sia quella del bagno e sia quella della cucina, che sono praticamente da cambiare. Quindi secondo me bisogna vedere anche se ci sono infiltrazioni o no, bisogna controllare molto bene. Poi nella parte esterna, allora, esternamente il camper, vi dico, non sta malissimo, perché nella parte della cellula la verniciatura sta abbastanza bene, e invece nella parte anteriore qualche piccolo traccio di ruggine, il paraurti anteriore da rivedere, quindi da riverniciare. E generalmente di carrozzeria non sta messo malissimo, qualche piccola aggiustatina e il camper sta bene. Come accessori troviamo il portapacchi, la scaletta per salire e il tendalino esterno. Passiamo un po' alla motorizzazione. Allora, sulla parte della motorizzazione non viene detto tanto, però vi dico io alcune informazioni che so di questo tipo di motore. Allora, questo sicuramente monta un motore 2005 aspirato, quindi un trazione posteriore, ruote singole. Abbiamo come chilometraggio, questo è stato specificato, 97.000 km, quindi non sono tantissimi. Questi tipi di motori fanno veramente molti ma molti chilometri. Quindi ragazzi, non c'è tantissimo da dire su questo camper, perché veramente ci sono poche informazioni, ma vi volevo condividere questo camper che si trova a un prezzo di 3.000 euro, quindi non è male. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividetevi questo video con amici o con chi vi pare, e ci vediamo domani con un altro video. Ciao e a domani.